Dalla politica in TV all'importanza del web, dalla libertà di stampa al tema della censura. Giovedì scorso all'Università degli Studi di Roma 3 si è tenuto il quarto appuntamento di Comunica3, il ciclo di eventi e workshop che offre agli studenti del corso di Scienze della Comunicazione l'opportunità di confrontarsi con professionisti del mondo dell'informazione e dello spettacolo. Questa volta protagonisti dell'incontro Giovanni Floris e Duccio Forzano. Il conduttore e regista del programma di La 7 di martedì hanno tenuto un interessante dibattito sul tema la politica in TV tra talk e narrazione. Diversi punti affrontati, a partire dalla difficoltà che spesso incontrano i talk show nell'avvicinare il pubblico di giovani al mondo della politica. Per quanto ci riguarda, forse l'unico modo è quello di essere accattivanti dal punto di vista dell'immagine per indurre lo spettatore a fermarsi e quindi ad ascoltare i contenuti che comunque devono essere importanti, altrimenti per quanto tu possa essere bello poi non funziona. Nel corso dell'incontro l'ex conduttore di Ballarò Giovanni Floris ha affrontato anche il delicato tema della censura in Rai. In Rai c'era sempre qualcuno che non voleva che dicessi qualcosa, ma c'era sempre qualcuno che se la diceva era contento. E questo sia per quel che riguarda il sistema politico e sia per quel che riguarda le strutture aziendali. È talmente complessa la Rai che c'è sempre una scappatoia. Io devo dire che la censura a noi non ci ha mai fermato e che in tanti anni di Rai non mi sono mai sentito limitato, perché avevamo probabilmente un passo talmente diverso da quello della censura che la censura non riusciva a coordinarsi con noi. Giunto alla sua seconda edizione, il ciclo di eventi Comunica3 è stato promosso dalla Commissione Marketing Culturale del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma 3. Un'occasione per gli studenti del corso di Scienze della Comunicazione di ricevere i consigli di chi il mestiere del comunicatore lo fa da anni. Per quanto riguarda insomma il mio mestiere o il mestiere del regista in assoluto, teatrale, cinematografico, televisivo che sia, e di affrontare questo mestiere con grande grinta e grande passione, che sono fondamentali, abbinati ovviamente allo studio teorico dei mezzi e ovviamente poi alla pratica sul campo. Il suggerimento degli studenti e l'augurio non può essere che quello di studiare, 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 studiare e alla fine le cose tornano.